Ciao a tutti e benvenuti. Oggi voglio fare un video in cui voglio far vedere come fare la chiusura di maglie. È una chiusura particolare di maglie che io utilizzo spesso quando sto realizzando un progetto dove sto eseguendo un punto particolare oppure quando voglio evitare creare, guardate, quando voglio evitare creare una chiusura con questo bordicino fatto a treccettina. Di solito quando facciamo una chiusura abbiamo la treccia, questo cordino che si crea sopra, molto resistente e molto utile in tantissime lavorazioni. Però quando vogliamo avere una chiusura elastica, ad esempio qui ho fatto un campioncino uno per uno apposta per farvi vedere che se faremo questa tecnica di chiusura avremo un bordino, come dire, un bordino a tipo di quelli che si crea, un bordino elastico che si crea con avvio all'italiana. Guardate, ora iniziamo. Qui praticamente noi dobbiamo fare una cosa, dobbiamo mantenere anche durante la chiusura la lavorazione delle maglie così come si presentano. Mi spiego, dobbiamo fare lì dove abbiamo una maglia per il diritto, poi fare una a cavalcata e le maglie che si presentano a rovescio vanno lavorate a rovescio e poi si segue la stessa tecnica delle altre chiusure, però le maglie vanno lavorate così come si presentano. Ora vi faccio vedere, guardate, la mia prima maglia la faccio per il diritto. Guardate, la seconda per il diritto, perché si presenta per il diritto. Ora faccio a cavalco, vedete, con la prima maglia a cavalco, questa seconda appena creata. Ora, guardate qui, ho una maglia a rovescio, vedete? Quindi io la faccio in lavorazione per rovescio, normalissima. Ed eccola qua. Ora vado a cavalcare di nuovo la maglia appena creata e procedo così tutto il ferro, alternando perché in questo caso uno per uno. Se ci fosse stato due per due, farei due per il diritto e due a rovescio. Quindi seguirei i punti così come si presentano. Andiamo, guardate, per il diritto, faccio una lavorazione per il diritto. Faccio a cavalcare. Eccola qui. Qui abbiamo una maglia per il rovescio, quindi vado a fare lavorazione a rovescio della maglia. Faccio a cavalco. Guardate così. Ok. Mi aiuto sempre con la mano di destra per regolare la larghezza delle maglie, dell'asole delle maglie. Questa cosa, guardate, facciamo un altro, vi faccio vedere, guardate per il diritto, la faccio in lavorazione per il diritto normalissimo. Poi a cavalco. Ok. Una a rovescio. Faccio la stessa cosa, faccio la a cavalcata. Vedete? Eccola qui. E sempre controllo, aggiusto, tiro subito bene i punti, restringo a largo subito ogni volta che faccio la cavalcata, perché così mantengo bene la larghezza, così non abbiamo una restrizione sopra. Ok. Allora, vedete che si crea, guardate, adesso sposto, allora, guardate che si crea questa treccettina, però stavolta molto più elastica, vedete? Non c'è quel bordino con la cordina dura. Ok, quindi quando dobbiamo fare anche una chiusura di un manico, di un maglioncino e non la vogliamo avere troppo stretta, semplicemente applichiamo questa tecnica qui, ovviamente seguendo come si presentano le maglie.
così andiamo avanti per tutto il ferro. Ok, sempre vedete per il diritto, procedo con quello per il diritto, faccio una lavorazione per il diritto, una a cavalco la maglia, vedete, ecco, e così procedo. È molto facile anche questa tecnica di chiusura, perché la tecnica è sempre quella, unico accorgimento, e mantenere le maglie come si presentano per avere questo effetto bellissimo, molto elastico, molto morbido, non stringente. E soprattutto la cosa più importante, perché molte volte quando si fanno le chiusure si rischia avere un restringimento sopra, invece facendo così su queste decorazioni particolari, in questo caso no, però se dovesse esserci una decorazione particolare, applicando questa tecnica, cioè lavorazione per come si presentano, evitiamo questo restringimento al fine del progetto. E così finiamo tutto il ferro e vi faccio vedere che bel effetto che si crea. Ecco, anche la ultima si fa nello stesso modo, vedete? Ecco, e abbiamo fatto la nostra chiusura. Anche qui ora per chiudere del tutto bisogna tagliare e fare il solito nodino. Guardate che bel effetto che abbiamo, non c'è una restrizione, è molto elastico, c'è questa tricitina che da sopra, vedete, si vede la tricitina, però non è visibile sul fianco proprio subito direttamente. Guardate che elasticità. È perfetto se volete avere una chiusura, perché magari lo utilizzate come un bordino morbido senza avere quella che segna poi il polsino, ad esempio. Ecco. Spero che questo tutorial vi è piaciuto e soprattutto ti sia stato utile, e ci vediamo con un nuovo tutorial. Grazie!